Grazie, oggi nuovo video della collaborazione Disney e oggi non siamo soltanto in due, non siamo solo io e Giada, nella loca make-up, ma c'è una special guest, sto parlando di Maria Pia, la conoscete benissimo se seguite questo canale, e Maria Pia ha aperto un nuovo canale e si chiama Pretty Little Pia, vi lascio qui la sua foto e basta cliccarci sopra per andare direttamente al suo canale. Ne ho aperto uno nuovo perché, insomma, per noi ormai fare video insieme è difficile vista la distanza e anche per diversi altri motivi. E, insomma, tutte voi sapete che è bravissima, che sa fare tante belle cose, soprattutto con i capelli, trovo che quello sia il suo punto forte. Farà quindi sempre video di questo genere che piacciono tanto a noi e ha già annunciato in un vlog di presentazione che aggiungerà anche qualche novità nel suo nuovo canale, perciò se siete curiosi andate subito ad iscrivervi. E oggi, come vi ho detto, collabora con noi in esclusiva per la nostra, insomma, collaborazione sulla Disney, e il personaggio di questo mese è Giselle di Come d'Incanto. Io adoro quel film, mi fa morire dalle risate e mi piace tantissimo la scena al parco quando tutti si mettono a cantare quella canzoncina che se la senti una volta poi la canti per tutto il giorno. È bellissimo, mi fa proprio ridere a crepapelle. Abbiamo scelto lei perché è anche entrata la primavera, che bello! Speriamo che il freddo vada via. Io ho realizzato un make-up piuttosto colorato, ho messo il rosa perché, insomma, con Giselle ci stava, ci voleva un po' di rosa, però non ho voluto usare solo quello, ho messo anche un po' di verde, un pochino di viola, ho messo un po' di colori insieme perché con la primavera possiamo usare, possiamo fare finalmente dei trucchi un po' più colorati. Ho deciso anche di indossare questo rossetto fucsia, ma voi potete indossarne uno nude oppure uno sui toni del pesca, fate voi insomma come preferite. Abbiamo scelto lei collegandola alla primavera perché insomma è sempre tra gli animali, diciamo che Giselle è un po' tutte le principesse in una, infatti possiamo ricordare ad esempio la scena in cui mi ricorda tanto Biancaneve quando affacciata alla finestra canta chiamando tutti gli animali che le sistemano la casa. Niente, adesso posso lasciarvi al tutorial. Vi ricordo però prima che alla fine del video trovate la foto sia di Giada che di Maria Pia e basterà cliccarci sopra per andare ai loro tutorial. Fatelo perché so già che sono molto belli e avrete così tre alternative diverse per cominciare la vostra primavera piena di colori. Ciao! Ho già applicato la base di Essence e Love Stage su tutto l'occhio e adesso vado ad applicare un'ulteriore base stendendo sulla palpebra mobile una matita bianca, che poi vado a sfumare col polpastrello. Con un pennello da sfumatura molto paffuto, con le setole parecchio morbide, vado a prendere da questo duo, l'811B Island Sunset della New York Color, questo fucsia e lo stendo all'angolo esterno dell'occhio, portandolo poi per tutta la lunghezza della mia piega, sfumandolo molto molto bene, rendendolo quindi un rosa parecchio chiaro e delicato soprattutto. Adesso prendo questo verde mela e lo applico sulla palpebra mobile, pressandolo in modo tale che il colore sia più intenso. E poi, non soddisfatta, vado ad aggiungere questo verde leggermente più scuro, più vivace, ma soltanto all'angolo esterno della mia palpebra mobile. Poi prendo quest'altro duo di ombretti e comincio con questo porpora parecchio scuro e con un pennellino piccolo lo vado ad applicare all'angolo esterno, dando una forma a C, e ne porto un pochino nella mia piega dell'occhio, mantenendomi però molto bassa. Adesso con lo Smokey Brush di Essence vado a prendere questo viola di Kiko, il 159, che è un bellissimo colore satinato, e lo vado ad applicare sempre all'angolo esterno, un pochino nella piega, sfumandolo col porpora di prima, e ne porto un po' nella parte esterna della mia palpebra inferiore. Aggiungo poi anche un po' del viola del duo della New York Color
E infine sfumo questi tre colori insieme con un pennello da sfumatura più ampio, rendendo quindi la sfumatura più naturale e più bella sicuramente, insomma, da vedere all'occhio. Porto un po' di verde nella palpebra inferiore al centro e adesso vado a prendere questo rosa pieno di glitter per completare la mia sfumatura nella piega, mantenendomi questa volta molto alta. E adesso matita nera nella rima interna dell'occhio sia sopra che sotto. Ritorno a prendere questo bellissimo rosa pieno di glitter, lo uso come punto luce all'angolo interno e adesso questo bellissimo color champagne, un po' dorato, che prendo dalla palettina di Essence 02 Long Beach e lo applico sotto l'arcata sopraccigliare. Eyeliner, questo è l'eyeliner in penna di H&M. Mascara di Essence Multi Action che applico sia sulle ciglia inferiori che superiori. E adesso cominciamo col viso. Applico la terra sotto gli zigomi e sulle tempie. E poi un blush rosato sulle guance che vado a sfumare molto molto bene. Sulle labbra applico un rossetto rosa parecchio scuro. Con il rosa che ho utilizzato anche per il make-up degli occhi, vado a picchiettarne un po' col polpastrello al centro delle mie labbra. Fisso la mia base con la cipria di Essence Fix & Matte. E torno un'altra volta a prendere questo fidatissimo ombretto, protagonista di questo make-up, per creare un punto luce sulle mie guance. E questo qui è il risultato finale, molto colorato ma secondo me anche parecchio portabile, non assolutamente esagerato. Io ci sono uscita oggi stesso, ci sono anche andata all'università, quindi lo indosso con tutta tranquillità. Spero che quindi possa esservi utile. E ciao, vi mando un grosso bacio come sempre, qui scopro di avere le mani sporche. Ciao!